Allora, Erika Polonio, titolare insieme ai genitori del pastificio Drago di Este. Allora, qui stiamo parlando di una produzione molto tipica, nel senso che voi avete l'azienda di paese, diciamo così, ad Este, nel luogo dove si tengono le manifestazioni del bigolo, e bigoli fate come pastificio, però da lì siete partiti per poi fare delle produzioni di pasta fresca di vari tipi, ovviamente, però con delle idee originali. Ce le puoi raccontare? Certo. Siamo partiti appunto dai bigoli e poi con l'andare del tempo ci siamo specializzati nella produzione di articoli molto particolari, in particolar modo nella pasta ripiena, dove appunto si producono dei prosciutti, dei cuori, delle mezze lune, sono tutte forme molto particolari, fatte comunque a mano e abbinati a dei ripieni che ci richiedono appunto i nostri clienti a seconda dell'occasione, dell'abbinamento del sugo. E anche per quanto riguarda la pasta normale non ripiena abbiamo ampliato, diciamo, la nostra produzione introducendo negli ultimi anni alcuni prodotti un po' di nicchia, quali gli tagliolini con il pistacchio di Bronte, che ci arriva direttamente dalla Sicilia, e gli spaghetti al pepe, e i tagliolini con il prosecco, che presenteremo anche in fiera e ci sarà una degustazione dedicata appunto a questo prodotto, e poi gli gnocchi ripieni ai quattro formaggi e alle noci, e tutti i prodotti comunque che ho portato in fiera e dei quali ho curato anche la presentazione. E c'è una contaminazione un po' particolare, nel senso che voi siete un pastificio, però presentate i vostri prodotti come se fossero dei prodotti di pasticceria. Avete proprio anche fisicamente fatto vedere gli gnocchi presentati in una coppa di gelato, piuttosto che la pasta asciutta al cacao che sembra un cacao tritato. Certo. E questa idea da dove vi è venuta? È venuta a me e dalla voglia di esaltare anche le qualità anche organolettiche dei prodotti attraverso l'abbinamento degli ingredienti ad ogni piatto che viene presentato, degli ingredienti che vengono utilizzati per realizzare il prodotto stesso.